incontrerete personaggi oscuri e ascolterete storie misteriose. Ma non temete, non sarete soli. A farvi compagnia ci sarà una guida che vi accompagnerà nel corso di questa avventura. Ma prima di iniziare, alcune piccole raccomandazioni. Vi preghiamo di rimanere in silenzio per l'intera durata del viaggio e di spegnere i cellulari, perché solo così potrete assaporare al meglio il mistero che si celerà dietro questa porta. Inoltre, vi preghiamo di tener rispetto dell'ambiente in cui ci troviamo, evitando di spostare e di toccare gli oggetti presenti. Un altro piccolo accorgimento: siete liberi in ogni stanza della biblioteca di accomodarvi sul pavimento o di rimanere in piedi. E un suggerimento che vi do è quello di disporvi a semicerchio per essere meglio coinvolti in questo viaggio. E un'ultima cosa, soprattutto, vi chiediamo di applaudire al termine di tutto. Detto questo, io direi che possiamo iniziare. Aprite la vostra mente e buon viaggio! Con una domanda: rinuncereste mai dinanzi all'offerta di diventare immortali? Su, rispondete. Rispondete. E beh, sappiate che ci sono esseri che attraversano il tempo senza invecchiare mai. Esseri immortali, invincibili, che vivono la propria vita senza essere schiavi del timore della morte. Ma come capirete adesso, l'immortalità è la peggiore delle condanne e il destino più terrificante. Si vede niente.
mezzogiorno, noi tre, Arthur, Missy Morris e io, siamo andati dal professor Valenzi. È stato strano notare che quasi di comune accordo indossavamo tutti abiti scuri. Arthur era vestito di nero perché era in lutto, ma noi altri l'abbiamo scelto istintivamente. All'una e mezzo siamo arrivati al cimitero e ci siamo messi a passeggiare lontano dagli sguardi altrui. Quando siamo rimasti soli e abbiamo sentito l'eco degli ultimi passi morire lungo la strada, in silenzio, come obbedendo a un ordine, abbiamo seguito il professore fino alla tomba. Ha aperto la porta e siamo entrati richiudendola alle nostre spalle. Quando ha risollevato il coperchio della bara, abbiamo guardato tutti, Arthur tremando come una foglia, e abbiamo visto che il corpo riposava in tutto lo splendore della morte. Ma non c'era amore nel mio cuore, non c'era altro che avversione per la cosa abominevole che aveva preso la forma di Lucy senza averne l'anima. Ho osservato che anche il volto di Arthur si induriva a quella vista. Subito dopo ha detto a Vanessa: è davvero il corpo di Lucy o solo un demone che ha assunto la sua forma? È il suo corpo e è tempo stesso un'ora. Ma aspettate un poco e la vedrete com'era. La distesa sembrava un'incubo di luce, i denti aguzzi, la bocca voluttuosa macchiata di sangue. Una vista che faceva rabbrividire, quell'aspetto così carnale e per nulla spirituale sembrava una diabolica caricatura della dolce purezza di luce. Valenzi, con la sua solita metodicità, ha cominciato a estrarre dalla borsa vari oggetti e a disporli in modo che fossero pronti in uso. Quando tutto è stato pronto, ha detto: prima che facciamo qualsiasi cosa, lasciate che vi racconti questo. Viene dalla tradizione e dall'esperienza degli antichi e di tutti quelli che hanno studiato i poteri dei non morti. Quando diventano tali, arriva col cambiamento la maledizione dell'immortalità. Non possono morire, ma devono proseguire generazione dopo generazione, aggiungendo nuove vittime e moltiplicando i mali del mondo. Perché tutti quelli che muoiono preda dei non morti diventano a loro volta non morti e predatori. E così il circolo si allarga sempre più. Amico Arthur, se voi aveste ricevuto il bacio della prima morte di Lucy, o ancora ieri notte quando vi avete aperto le braccia, sareste diventato col tempo, alla vostra morte, un non sperato. Ma a quest'ora non morta, verrà dato il riposo dei veri morti. Allora l'anima della povera signorina che amiamo sarà di nuovo libera. Invece di compiere più malefatte di notte e diventare più degradata assimilandole di giorno, prenderà il suo posto con gli altri angeli. Cosicché, amico mio, sarà benedetta la mano che infliggerà il colpo della sua liberazione. Arthur un passo avanti e coraggiosamente, anche se la mano tremava e la faccia era bianca come la neve, ha detto: mio vero amico, dal profondo del mio cuore infranto vi ringrazio. Dimmi che cosa devo fare, nel nome si fa. Vanessa mi ha posato una mano sulla spalla e ha detto: momento ragazzi, un momento di coraggio. Sarà una prova spaventosa, non vi vedete, ma durerà poco e avrete più gioia allora del dolore sofferto. Da questa tomba, desolata, uscirete come camminando sull'aria, ma non dovrete esitare una volta cominciato. Pensate solo che noi, i vostri veri amici, vi stiamo intorno e preghiamo per voi tutto il tempo. Prendete questo corpo nella mano sinistra, pronto a mettere la punta sopra il cuore e il martello nella mano destra. Poi, quando cominciamo la preghiera dei morti, colpite il nome di Dio, che così tutto possa andare bene per la defunta che amiamo e che la non morta spiri. Arthur ha preso il paletto. E il martello.
E una volta che la sua mente si è decisa sul da farsi, le mani non hanno più tremato. Ha appoggiato la punta sul cuore e osservandolo lo scorto segnare appena la carne bianca. Quindi ha colpito con tutta la sua forza. La cosa della vara si è contorta e dalle rosse labbra aperte è uscito un urlo raccapricciante. Aspetto i denti bianchi e acuminati fino a tagliarsi le labbra e la bocca le si è riempita di una schiuma rossastra, ma Arthur non ha avuto alcun cedimento. Sembra la effigie di tormenta e il braccio di scudo si alzava e si abbassava fondendo sempre più il volto che avrebbe portato alla liberazione, mentre il sangue che sgorgava dal cuore trafitto
gelosia è il peggiore dei mali. È la paura di perdere quello che si desidera. È la malattia dell'anima. Come scoprirete nel prossimo racconto, la cosa più pericolosa per l'amore è il sentimento di possesso. Perché la gelosia basata sul possesso può diventare delirio e portare al crimine. Armida Latrani. Io sono colei che vada tra i grandi saloni di pietra di quel castello che si affaccia sul mare, a pochi passi dalla presente cattedrale. Molti mi hanno vista e tanti mi incontrano ancora, perché io voglio che mi vedano. Voglio che tutti si ricordino di me, perché in quelle stanze risuonano ancora i miei passi, i miei sospiri e i miei pianti. Quelle mura spesse ed antiche furono per me vita e prigione allo stesso tempo. Volete conoscere quale fu davvero la mia storia? Bene, ora qui ve la narrerò affinché possiate tramandarla anche voi, ad altri uomini e ad altre donne, e la gente sappia finalmente quale fu la sorte di Armida. Vidi la luce nell'anno del Signore 1253, proprio nella città sono eternamente legata. Nacqui in un nobile casato, e per tanti questa può sembrare una gran fortuna, ma vi giuro alquanto che non lo è per davvero. I privilegi della nobiltà comportano pure mille costrizioni. Poiché la mia povera madre non resta i dolori del parto, crebbi con ferra educazione e rigidità sotto lo sguardo severo di mio padre. Ero la prima ed unica figlia che avessero avuto. Ma lui avrebbe tanto desiderato avere un maschio da condurre alla carriera cavalleresca, per aumentare la gloria e il valore del nostro blasone. Invece si ritrovava in casa una fanciulla, bella in vero, ammirata e desiderata, eppure talvolta irrequieta e ribelle. Assomigliavo sempre più a mia madre. Non capivo dalla dolcezza con cui mio genitore mi guardava di nascosto trattenendo le lacrime. Non si risposò più, anche perché furono anni difficili. Le guerre imperversavano, molti caddero in disgrazia. Persino le nostre finanze rischiavano di toccare il fondo. I fasti che la nostra città aveva conosciuto sotto la discendenza di Federico lasciarono posto a grandi disordini, finché giunsero i francesi. Allora bisognava schierarsi. Ero senza salire sul carro del vincitore, pur di restare l'angel. Chi si ribellava o si opponeva, aveva solo due scelte. L'esilio e la fuga, o la prigionia e la morte. Mio padre, però, era un abile stratega e preferì seguire l'onda degli eventi. Si adeguò subito all'avvento angioino e fece in modo di entrare ben presto nelle grazie del nuovo signore. Avevo da poco compiuto 15 anni e ero già in pratica in età da marito. Pertanto, trovò opportuno condurmi alla festa dello sposalizio del Gran Carlo che si tenne nel castello sul mare. Gli invitati mi guardarono. Ero bella, ero donna ormai. Gli occhi di ghiaccio, i capelli neri come le penne di un corvo nella notte, la candida pelle di luna, le ghirlande di fiori, le vesti preziosi e pochi gioielli mi facevano da cornice. Non ero a mio agio, mi sentivo troppo osservata. Ma mio padre mi ostentava come si fa con il bene più prezioso della famiglia. Sperava di accasarmi e di combinare un buon matrimonio per stipulare una certa alleanza con i nuovi padroni e magari rinverdire le nostre ricchezze. Fu ben presto accontentato. Durante le danze
Mentre noi sedevamo a banchetto, si fece avanti un uomo. Si presentò col nome di Raimondo. Era un uomo possente di una certa presenza. Di sicuro, molto più in là con l'età rispetto alla mia gioventù. Il suo sguardo mi raggelò. Sembrava privo di luce, come se non avesse anima in corpo, ma il suo desiderio era ben chiaro. Chiamò mio padre in disparte e parlarono a lungo. Poi mi venne l'incontro e mi fu detto così di colpo che quella persona era il capo delle guardie del castello e che mi aveva spudoratamente chiesto in moglie in quello stesso frangente. Io non riuscii a proferir parole. Non guardai nessuno di due negli occhi. Non ne avevo la forza. Anche mio padre, fingendo un sorriso convinto, mi strattonò per il braccio e mi spinse verso quell'uomo. Gli finì praticamente addosso. Alzai il viso e lo guardai. Sentì la schiena rabbrividire di colpo. Scossi il capo e corsi via. Mi fermai solo ai piedi della maestosa cattedrale. Mio padre mi aveva seguito. Affannato mi raggiunse. Io ebbi solo il tempo di dire: no, non voglio sposare un uomo che non amo. Non voglio sposare quell'uomo. Piuttosto mi chiudo in convento. Per tutta risposta ricevetti uno schiaffo tanto forte da farmi cadere in ginocchio. Nonostante tutto, mio padre non mi aveva mai picchiato. Iniziai a piangere in silenzio, ancora accasciata sulle pietre del lastricato. Senza muoversi a pietà, sentenziò tonante: sciocca, non capisci che lo faccio per il tuo bene? È una fortuna per te e per la nostra famiglia, non possiamo farcela sfuggire. Direi di sì ed andrei a vivere come sua sposa nel castello. Il capo delle guardie ha lì la sua dimora anche quando il sovrano e la corte sono fuori città. Sarei invidiata da tutti ancor più di oggi. Sarei servita e riverita. Provai a replicare e mi minacciò di nuovo uno schiaffo, ma si fermò da solo, forse un po' intenerito all'interno del suo cuore indurito. Mi fece rialzare e mi ricondusse al castello dal mio spasimante. Fingemmo che nulla fosse accaduto per tutta la festa. Il mio destino ormai era stato deciso. Ben presto arrivò il giorno delle nozze. Mi ritrovai all'altare, costretta a pronunciare quel sì che in realtà non volevo. Dovetti consegnare a Raimondo la mia esistenza, ogni mio sogno, eppure la mia verginità. A lui dovetti concedermi per dovere. Ma in quel talamo lui possedeva solo il mio corpo, non certo il mio cuore nella mia mente. Lasciai definitivamente la casa paterna e andai a vivere con lui nel castello di Trani. A noi spettavano degli appartamenti ai piani alti, come i rappresentanti della nobiltà e della corte, mentre i piani inferiori alloggiavano la servitù e i soldati guidati da quello che ormai dovevo chiamare mio marito. Passavo le giornate a guardare il mare dalla finestra, ne contemplavo l'immensità e quel senso d'assoluta libertà che mi trasmetteva. Era l'unico modo per poter evadere, almeno in fantasia, da quel piccolo mondo in cui mi illudevo d'essere signora e in realtà mi sentivo prigioniera. Raimondo mi amava davvero, a suo modo, ma era geloso e possessivo, talvolta in guisa assai evidente ed esagerata. Ed io non gli davo occasione di dubitare di me, o almeno non gliele diedi finché non conobbi Alessandro, il più bello tra i cavalieri del castello. Giovane, tante, boccoli d'oro sul capo, occhi verdi come i prati di primavera. Fu il caso a farci incontrare. Io non volgevo mai sguardi verso altri uomini per pudicizia e timore. Il mio carattere ribelle, tra l'altro, negli anni si era indebolito sotto il giogo del matrimonio. Era la soglia dei 20 anni e il Signore non aveva ancora benedetto la unione con Raimondo con la nascita di un erede. Pure di questo egli me ne faceva una colpa. A me non importava, non volevo una sua creatura, non volevo un figlio frutto di un amore non sincero. Io l'amore, quello vero, lo conobbi poi, proprio con Alessandro. In un giorno d'estate, mentre il mio consorte era stato convocato in città per sedere una vista, io rimasi sola nel castello. Uscii nella corte e mi recai nelle stalle ad ammirare gli splendidi e forti cavalli della nostra scuderia. Ce n'era uno in particolare, dal manto color della terra, con una chiazza bianca a forma di croce sulla fronte. Era sicuramente il mio preferito. Lo accarezzai e lui, mansueto, rispose con dolcezza al mio gesto.
quell'istante desiderai follemente di salire in grotta e fuggire per sempre da quella dimora, ma non ebbi il coraggio. Voltandomi, mi accorsi che sulla soglia della stalla era il giovane soldato che mi guardava da lontano. I nostri sguardi si incrociarono e teneramente capivo che qualcosa da lì in poi ci avrebbe legato. Presi ad andare a salutare quel cavallo ogni volta che mi era possibile, ed ogni volta il cavaliere era lì ad attendermi. In principio non proferì mai parola, finché un giorno al suo avvicinarsi mi si ginocchiò innanzi e disse: «Mia signora, la vostra beltà, tale che i miei occhi non riescono a non ammirarvi, la mia mente a non pensarvi e il mio cuore a non amarvi. Sono qui per offrirvi qualsiasi servigio desideriate». Arrostì, poi gli ricordai che tali parole erano molto audaci, perché io ero sposa del suo comandante, ma ad egli non importava. L'arco di Cupido aveva scoccato la sua freccia. Iniziamo a vederci nelle stalle ogni qualvolta era possibile. Trascorrevamo il tempo lietamente, conversando per lo più. Mi donava sorrisi e spensieratezza, doti che la sua giovane età simile alla mia ancor più risplendevano nella sua bellezza. Così un giorno, senza quasi accorgercene, le nostre labbra si unirono in un dolcissimo bacio. Da lì in poi la passione ci travolse. E fu forse quella la nostra colpa fatale. Un triste giorno fummo colti sul fatto da mio marito. Entrambi lo credevamo lontano, fuori dal castello, e invece ci eravamo sbagliati. La gelosia accese d'ardore gli occhi del mio consorte, e il suo pugnale trafisse in pieno petto il povero Alessandro che si era posto a scudo dalla mia persona. Lo vide accasciarsi al suolo, lentamente, in una pozza di sangue. L'unico uomo che aveva amato per davvero in vita mia veniva strappato via così, con la violenza. Raimondo allora si scagliò contro di me, mi strattonò più volte chiedendomi il perché di tale disonore. Mi picchiò e mi trascinò per un braccio fuori dalla stanza. Il mio cavaliere Sagna riuscì a pronunciare le ultime parole. Aspettami, amore mio, verrò a salvarti. Aspettami, resteremo insieme per sempre. Da quel momento in avanti il tempo cominciò a correre come mai aveva fatto prima. Io fui rinchiusa nelle segrete del castello, in una cella umida, buia, priva di qualsiasi bene. Unico conforto per l'anima mia, il ricordo del mio amato e il rumore sommesso delle onde che si infrangevano contro le mura del castello. Non vidi più la luce del sole da quel giorno. Non vidi più nulla. Non sentì più nulla. Trascorsero giorni, mesi, anni in solitudine estrema. Poi rimembro solo il silenzio straziante di una notte. Tutti si erano dimenticati di me e della mia esistenza. Mi rincuorava solo la promessa d'Alessandro. Ora sono libera. Libera da quelle catene che mi avevano segnato i polsi. E percorro camminando le stanze del castello in cerca del mio amore. Perché lui me l'ha detto. Aspettami. Ed io lo aspetto ancora. Lui è tutto quello che desidero. L'unica ragione del mio essere. Eppure non l'ho ancora rivisto. Perché mi fa attendere? Dov'è? A volte lo domando ai passanti, a volte mi avvicino alla gente per vedere se nel loro volto riconosco qualcosa di familiare. Ma nulla. Spesso guardo la luna dall'alto della torre, ascolto il mare dalle possenti mura, passeggio nel cortile in perenne attesa che Alessandro venga da me per portarmi via da quel maledetto maniero. Thank you.
con una discesa del buio labirintico del sottosuolo, una discesa del buio dell'anima, dove emerge tutto l'orrore della follia psichica e della morte. Scoprirete come un piccolo oltraggio commesso in passato possa portare ad una vendetta eseguita con lucida e fredda malvagità demoniaca. Avevo sopportato a lungo le mille ingiustizie di Fortunato, ma quando poi arrivò l'insulto, giurai di vendicarmi. Tuttavia, voi che ben conoscete la natura dell'anima mia, non supporrete certo che io le abbia rivolta una sola minaccia. A lungo andare, dovevo essere vendicato. Questo era definitivamente, irrevocabilmente fissato. Dovevo non solamente punire, ma punire impunemente. Bisogna sapere che a Fortunato non detti alcuna ragione di dubitare della mia benevolenza, né con le parole né con le mie azioni. Continuai come al solito a sorridergli in faccia e lui non indovinava che il mio sorriso traduceva che il pensiero della sua condanna. Aveva un lato debole, quel Fortunato, perché fosse sotto ogni aspetto un uomo da rispettare. Si vantava d'essere un gran conoscitore di vino. Il fatto di pitture e di pietre preziose era un ciabatano, ma in materia di vini era più che sincero. Per questo riguardo non differivo troppo da lui. Anch'io me ne intendevo molto di vini e ne facevo delle provviste considerevoli ogni qualvolta io potevo. Una sera, proprio nel colmo del carnevale, mi imbattei nel mio amico. Mi venne incontro con una grande espansione, perché aveva bevuto troppo. Era mascherato, con un vestito stretto a due colori e una cintura con dei campanelletti. Ero così felice di vederlo, che non avrei mai finito di stringergli la mano. Caro Fortunato, l'ho incontrato proprio a proposito. Che bella cena ci avete oggi. Ho ricevuto un barile di Amontillado, o almeno di un vino che mi è stato dato per tale, ed è venuto qualche dubbio che fosse davvero dell'Amontillado. Come? Dell'Amontillado? Un barile? Ma è impossibile! Non se ne produce il tempo di carnevale. E infatti, mi è venuto qualche dubbio. Poi sono stato così stupido da pagare tutto il prezzo dell'Amontillado senza consultarmi. Ho fatto di tutto per trovarti, guardi. Amontillado? Già, ho dei dubbi. Amontillado? E vorrei sincerarmi. Dell'Amontillado? Se siete invitati in qualche luogo andate pure. Andrò a trovare Lucchesi. Lui ne capisce anche di vini. Mi dirà. Lucchesi? Quello non è capace di distinguere l'Amontillado dallo Xeres. Andiamo. Dove? Alle vostre cantine. Ma no, amico mio, non voglio abusare certo della vostra bontà. Mi rivolgerò a Lucchesi. Non sono invitato in nessun luogo.
andiamo e basta. Ma no, caro amico, vedete, non è per l'affare dell'invito, ma per il gran freddo che lì soffrirete. Le cantine sono terribilmente umide, sono tappezzate di nitro. Ma che freddo! Andiamo, andiamo! Ah, della Montiano! Mi devono aver ingannato. E quanto a Lucchesi, lui non ne capisce di distruggere lo Xeros della Montiano. E così dicendo, Fortunato mi prese per il braccio. Io indossai una maschera di seta nera e mi lasciai condurre da lui fino al mio palazzo. Non c'era nemmeno un domestico lì nel palazzo. Erano andati tutti a far baldoria per conto loro nel carnevale, a far onore al carnevale. Avevo detto loro che non sarei ritornato prima del mattino. Avevo ordinato di non muoversi di casa. Quest'ordine era più che sufficiente, ne ero sicuro, perché se ne andassero tutti. Fino all'ultimo, appena avessi voltato le spalle, presi una lanterna e diressi Fortunato compiacemente verso una lunga sfilata di stanze, fino al vestibolo che conduceva alle cantine. Io discesi dinanzi a lui una scala lunga, tortuosa, trovandomi di tanto in tanto, voltandomi e raccomandandogli di star bene attento. Finalmente arrivammo agli ultimi gradini e ci trovammo insieme sul suolo umido delle catacombe. Il mio amico camminava un po' barcollando e i campanelluzzi della sua cinta risuonavano ad ogni sua sbandata. E il barile della Montigliano? È più lontano, ma osservate, guardate, la patina bianca che scintilla sul muro. Si voltò verso di me e mi guardò negli occhi con due globi vitrei che distillavano le lacrime dell'ebbrezza. Il nitro! Già, sì, il nitro. Ma cosa è successo? Avete una bella tosse. Non è niente. Andiamo via, va. Andiamo via. La vostra salute è preziosa. Siete ricco, rispettato, ammirato, amato. Siete felice, come fui un tempo anch'io. Siete un uomo che lascerebbe un vuoto. Mentre io... Va, andiamo via, che potreste ammalarvi. E poi c'è Lucchesi. Ma che? Non è niente, vi dico. È un po' di tosse. Non sarà mica un male da morire. State sicuro che non morirò. Ma non avevo intenzione di mettervi inutilmente in apprensione. Ma ecco, dovreste avere maggior cura di voi, maggiori precauzioni. Prendete un po' di questo medico. Vi farà molto bene. Questo è contro l'umidità. Bevete. E gli diedi il fiaschetto di vino. Lui si attaccò fissandomi con la coda dell'occhio. Fermo ai defunti che riposano intorno a noi. Ed io alla vostra lunga, lunga vita. Mi ripresi a braccetto e tirammo avanti. Il vino li scintillava dagli occhi e i campanellini tintinnavano. Eravamo arrivati attraverso muraglie d'ossa catastate, intramezzate da barili e fusti di vino, alle ultime profondità delle catacombe. Guardate, il nitro aumenta. Guardate come pende dalle volte. Siamo sotto il letto del fiume. Le gocce di umidità filtrano attraverso le ossa. Là, via, andiamo. La vostra tosse non è passata. Ma non è niente, tiriamo avanti. Ma prima però un altro po' di merlo. Presi un altro fiasco di vino e glielo posi. Lo bevve tutto d'un fiato. Gli occhi gli brillarono d'un fuoco ardente. Era ormai in preda alla follia. Si mise a ridere. Allora andiamo. Gli offrì il braccio, su cui s'appoggiò pesantemente. Continuammo il nostro cammino in cerca della Montigliano. Passammo sotto una fila di archi bassissimi, poi scendemmo. Facemmo alcuni passi e ci trovammo in una cripta profonda. Alcune ossa giacevano confusamente sul suolo. Nel muro si vedeva una nicchia. Profonda, circa 4 piedi, larga 3. Alta 6 o 7.
non pareva che fosse tutta costruita per un uso speciale, ma formava semplicemente l'intervallo fra due degli enormi pilastri che sorreggevano la volta delle catacombe. Invano Fortunato alzò la sua torcia affievolita. Quella poca luce non gli permise di scorgere l'estremità della nicchia. Andate avanti di lì, e lì la Montilago. In quanto a Lucchesi... è un ignorante. Precedetemi, io vi seguo. In un istante aveva raggiunto l'estremità della nicchia e trovandosi bruscamente fermato dalla roccia, si fermò stupidamente attonito. Sulla parete c'erano due anelli di ferro, alla distanza di circa due piedi l'uno dall'altro, in linea orizzontale. Ad uno era sospesa una corta catena, all'altra c'era un lucchetto. Lo incatenai subito, giù sul lucchetto. Fortunato era troppo istupidito per resistere. Levai la chiave e mi tirai indietro, da alcuni passi. Fuori nella nicchia. Passate la mano sul muro! Sentite quanto nitro! Ma è proprio umido! Troppo umido! Via, lasciate che vi supplichi! Andiamocene! Andiamocene! No! Allora bisognerà che vi lasci. Ma prima vi renderò tutti quei piccoli servizi che posso. L'ammontigliato! L'ammontigliato! Già, è vero! L'ammontigliato! E così dicendo afferrai una buona quantità di pietre di calcina. Con quei materiali e con l'aiuto di una cazzuola cominciai velocemente a murare l'ingresso della nicchia. Aveva appena terminato il primo strato che scoprì come l'ebbrezza di Fortunato si fosse in gran parte dissipata. Il primo indizio che ne ebbi fu un grido sordo, un gemito che uscì dal fondo della nicchia. Non era il grido di un uomo ubriaco. Poi ci fu un silenzio lungo, ostinato. Collocai il secondo strato, poi il terzo, poi il quarto. Allora sentì le furiose vibrazioni della catena. Terminai senza interruzione, la quinta, la sesta, la settima fila. Il muro allora era quasi all'altezza del mio petto. Mi fermai. Ed innalzando la lanterna al di sopra della costruzione, gettai alcuni deboli raggi sul rinchiuso. Dall'ugolo di quella persona incatenata fece repentinamente esplosione una serie di grandi urli, di grandi urla acute. Per un istante esitai, tremai. Poi mi accorsi che mi accostai al muro e risposi agli urli del mio uomo. Feci loro eco ed accompagnamento. Mi sorpassai in volume e in forza. E allora lo strillone si chetò. Era la mezzanotte appunto. Il mio lavoro era quasi terminato. Avevo completato un ottavo, un nono, un decimo strato. Già avevo terminato una parte dell'undicesimo. Ma allora fuggì dalla nicchia un riso soffocato che mi fece rimpiazzare i capelli sulla testa. Quel riso successe a una voce triste che difficilmente potei riconoscere in quella nobile di Fortunato. Un bello scherzo davvero, grazioso, magnifico! Che risate che ne faremo al palazzo! Ah sì, un nostro ammontigliato! Ciao, l'ammontigliato, sì! Ma non si fa tardi? Non ci aspettano al palazzo? Andiamocene! Sì, andiamocene. Ma a queste parole non ne seguirono altre. Invano tesi l'orecchio, mi impazientai, chiamai forte. Fortunato! Niente risposta. Di nuovo, fortissimo. Fortunato! Niente. Passai la lanterna attraverso l'apertura che rimaneva. In risposta non ricevetti che un tintinnare di campanelli, sordo, lontano. Mi sentii un brivido al cuore. Senza dubbio a causa dell'umidità del catacombe. Ma affrettai a por fine al mio lavoro. Feci uno sforzo e misi a posto l'ultima pietra. Poi la ricoprì di calcina. In pace, requiescat, riposi in pace.
si dice che ci sia gente in grado con un semplice sguardo di infliggere il malocchio a un'altra persona, che ci siano case infestate da spiriti irrequieti, che esistano fumi sacri in grado di curare i cattivi sogni e acque segrete dove la luna specchiandosi rivela il futuro e i suoi inganni. Ma la superstizione è solo un'idea contaminata dall'emozione o dalla suggestione, un'ipotesi che produce timore, che avvilisce e distrugge. Non resta altro dunque che incrociare le dita, munirsi di cornetti e ferri di cavallo e prepararsi all'ascolto dell'ultimo racconto. E buona fortuna. Sulle viuzze fatte di chianche di pietra. Monopoli, la città unica, la città sola. Questo è il significato del suo nome. Ma di unico vi è solo la storia che da anni si tramanda tra i cittadini di questa umile città. Una storia, una leggenda, molti la definiscono così, ma che per le donne, le madri come me, fa curvare la fronte in gran preoccupazione. Forse la mia è solo una futile apprensione dovuta al fatto che Cosimino mio si sta allontanando da casa, sta lasciando il nido, chiacchierando dopo poter cullato. Sapete, noi siamo gente di umili origini. Mio marito Vituccio è un semplice pescatore, un gran lavoratore. E mio figlio ha preso anche da lui. È un bravo ragazzo, ben educato, volenteroso, si impegna pure a studiare. Ma oggi che scopro? Che lo hanno intravisto passeggiare mano nella mano con Mariella, la figlia del fruttivendolo. Voglio dire, la conoscenza di una bella e garbata signorina ci può stare, ma sentendo le altre donne del vicinato, pare che li abbiano visti insieme pochi giorni fa dalle parti del porto a Sterco. Ma no, non può essere mio figlio. No, 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 lui è un bravo ragazzo. Quante volte gli avrò detto di non andare lì? Non posso credere che è andato a chiacchierare proprio vicino al porto a ridosso del mare. Gli ho sempre detto di non avvicinarsi a quel luogo, che è pericoloso. Fin da piccolo gli ripetevo spesso: figlio mio, non andare lì, se no esce la signora col tamburo e ti prende e ti porta con sé. Mi raccomando, eppure ora, con il cuore in gola, vago instancabilmente alla sua ricerca, la speranza che non sia stato così folle da non cogliere gli avvertimenti della sua mamma. Cosa? Perché
perché vi guardate così? Non sapete cosa ci siete sbagliato a camminare di sera vicino al porto di Monopoli? Non siete del posto, vero? Altrimenti, come me, sareste alla ricerca dei vostri adorati bambini prima che la notte riecheggiati un ritmico tamburo là vi portino via. Bene, e sia, ora vi dirò ciò che si dice in giro, ciò che mi fu raccontato già dalla mia infanzia, ciò che molti credono sia solo una favoletta per i più piccoli, ma che per altri è pure terrorizzante realtà. Vicino al porto Astello si erge il grande castello, una roccaforte nata proprio per poter proteggere le mura di questa amata città. Tale fortezza, edificata dall'imperatore spagnolo Carlo V, fu costruita su Punta Tinna, un piccolo promontorio sito sulla costa, più o meno a metà del 500. La storia dice che all'interno di quelle mura viveva una giovane donna di origini iberiche, dall'aspetto esile e minuto, degnamente delicati, aveva i capelli castano scuri, gli occhi color cervone. Era conosciuta da tutti gli abitanti del borgo come a signor Cotamburro, la signora Cotamburro. Si narra che fu proprio la grazia con cui le sue lunghe ed affusolate dita tamburellavano sulla membrana piatta dello strumento a far innamorare Ruggero, un giovane, uno dei più ricchi mercanti del posto, e che in seguito la sposò. Gli abitanti dell'epoca affermavano che i due erano molto legati e che il loro amore era paragonabile ad un tesoro inestimabile. Ogni sera la giovane donna suonava il suo tamburo su richiesta del nobile marito ed egli si lasciava affollare dalla dolce melodia che la consorte diventava. Un giorno però Ruggero, partito via mare durante una spedizione, non fece più ritorno. La poverina lo aspettava costantemente, guardando l'immensa distesa d'acqua dal balconcino del castello, facendo echeggiare alla sera il suono del suo tamburo, nella speranza che lui udisse il suo richiamo e ritornasse da lei. Qualche tempo dopo si sparse la voce che l'amato marito era stato vittima di un naufragio della sua imbarcazione, avvenuto proprio nelle acque circostanti il porto Astello. Un luogo al tempo poco accessibile, famoso per aver portato nei suoi fondali molte e molte navi. Da quel giorno la donna si trasformò in un'anima inquieta, e presa dal dolore e dalla fantasia di tracciare il suo uomo, ogni singola notte suonava il suo tamburo per indicargli la giusta rotta, quella che lo avrebbe ricondotto a lei e tra le sue braccia, proprio in un posto sicuro. I pescatori, compreso mio marito, raccontano da generazioni ormai che poco prima del sorgere del sole, quando sono intente a preparare le loro piccole imbarcazioni ad uscire per mare a cercare sostentamento per poter sfamare le famiglie, dal balconcino di pietra del castello si intravede una flebile vicina e subito dopo il suono inconfondibile di un tamburello che lentamente si affievolisce fino al silenzio appena le prime luci dell'alba fanno capolino all'orizzonte. Che c'è? Ah sì, vi state chiedendo cosa c'entra il castello con il porto? Perché è proprio il porto così pericoloso per i ragazzi se il suono viene da dentro le mura del castello? Perché sono qui a girare per le strandire che conducono al porto nella speranza di trovare presto mio figlio? Ebbene, la verità è ancora più inquietante di quella che si possa immaginare. Tanto tempo fa, forse più di 20 anni fa, conoscevo un ragazzo, Cataldo, un bravissimo ragazzo,
proprio come se così viva la sua età. Io e lui ci frequentavamo da un po', ci piaceva passeggiare, chiacchierare e guardare insieme il mare al tramonto. Anche se eravamo giovani, non sempre potevamo vederci. Sono certa che poteva persino diventare mio marito. Ma una sera, mentre sedevamo sui lastroni di pietra del muro, udimmo il suono inconfondibile di un tamburello nel silenzio di quel luogo. All'inizio pensai che fosse stato un caso, un rumore proveniente da qualche casina lì vicino, ma appena si formulò quel pensiero, sentimmo un altro picchiettare e un altro ancora, e poi ancora un altro. Poco dopo sentimmo il rumore di passi leggeri che accompagnavano ogni singolo e cadenzato suono di quel tamburo. Restammo immobili, pietrificati al suo pensiero di guardarci intorno e scorgere la figura di quell'antica leggenda che fino a quel momento credevo fosse soltanto una pura fantasia di mia madre. Ricordo distintamente la presenza alle mie spalle, la leggera brezza che fece alzare tutti i piedi della mia nuca. Ricordo che mi girai verso destra a cercare il viso di Cataldo. E ricordo il viso di Cataldo, gli occhi spalancati, fissi davanti a sé, mentre notavo una mano delicata, candida, posarsi sulla sua spalla. Sei tu, amore mio, perché non dormi? Una frase detta a fil di voce, con un soffio di vento che si trasformò in parola. Non sono sicura quale delle due fosse, ma ricordo che, presi dal terrore, scappammo via da quel luogo. Non incontrai più Cataldo dopo quell'episodio. Decidemmo di non vederci più. Soprattutto Cataldo era rimasto traumatizzato da quell'esperienza e credeva che l'incontro con il fantasma fosse un segno tangibile del dover interrompere la nostra relazione. Dopo qualche mese il povero Cataldo perse la vita in un incidente in barca, esattamente nelle acque distanti il porto. Pare sia proprio questa la maledizione, il tragico destino sentenziato che la sventura, chi ha la sventura di vedere da vicino e sentire la voce dello spirito della signora. Io non mi recai più al porto da quel giorno. Ancora oggi non sono sicura che sia stato un fatto reale, un sogno o semplice superstizione. Però adesso avete capito perché sono preoccupata, perché cerco così vino mio così disperatamente, perché fin da bambino gli dico di non recarsi al porto. Avete compreso il mio terrore di madre? Quella donna, durante la notte, con il suo tamburellano, passeggia triste ed inquieta alla ricerca del suo amore, recandosi nel luogo in cui è scomparso, confondendo i giovani che gli si intrattengono per il suo consorte. E se poi si riportasse via? E se davvero facessero del male, o finissero tutti come Ruggero, il povero Cataldo? Oh no, no. Cosimo, Cosimo, Cosimino mio! Che cos'è questo rumore? Lo sentite anche voi? È arrivata. È arrivata. Cosimino, figlio mio, dove sei? È arrivata! Dobbiamo andare via! Cosimo! Si aggira tra le mura del castello e un tonfo cupo e scadenzato rompe il silenzio che secoli fa sopportava solo le onde del mare. Ormai è sera
e la donna con il tamburo è con noi. Forse terrà compagnia ai pascatori, forse si confonderà tra i giovani appartati al muro, o semplicemente ritroverà la pace riabbracciando il suo uomo. Ma di certo, state tranquilli. Dopo anni trascorsi assieme a voi comuni mortali, non farà del male a nessuno. Governa il genere umano. Il suo è il più vasto dei domini. Essa è l'emozione più difficile da gestire. Il dolore si piange. La rabbia si urla! Ma la paura si aggrappa silenziosamente al cuore. Questa sera voi siete dei privilegiati perché avete potuto dare uno sguardo a questo luogo sconosciuto e pur temendole avete affrontato alcune delle vostre paure. Ora andate, ritornate tra i viventi e non dimenticate ciò che avete udito ed imparato.
viaggio tra i racconti di paura e storie di fantasmi sia stato di vostro gradimento. Adesso passo a presentarvi gli oscuri personaggi che avete conosciuto questa sera. Andrea Littorio. Che ha interpretato una pagina di diario tratta dall'opera Dracula di Abraham Stoker. Miri Parulli. Che ha dato vita ad Armida, il fantasma che ormai da secoli vaga irrequieto tra le mura del castello di Trani. Carlo Cianciotta e nuovamente. Che hanno messo in scena l'opera dell'attore dell'incubo per eccellenza Edgar Allan Poe. L'opera si intitola Il barile di Amontillado, appunto. Graziana Lorusso. Che ci ha fatto conoscere la storia di Monopoli e del suo temibile fantasma. Ed infine Cassandro Nicco. Che ci ha guidato in questo viaggio misterioso. Ora tengo a precisare che i racconti che avete ascoltato questa sera riguardo il fantasma Armida, il fantasma di Monopoli, sono leggende appunto della tradizione popolare della nostra terra, frutto delle ricerche e anche della fantasia e dell'immaginazione dei soci della Kaleidos. Detto siamo questo, qui Francesco che è il nostro regista. Passerei ai ringraziamenti. Ringrazio tutti quanti voi per aver viaggiato insieme a noi. Ringrazio la dottoressa Campanale, che è responsabile degli affari generali. Ringrazio la dottoressa Chimienti, che è responsabile delle pubbliche istruzioni, del welfare e delle politiche giovanili. E la dottoressa Teresa Biraldi, addetta alla biblioteca. Grandissima disponibilità, appunto. E poi infine ringrazio l'amministrazione comunale, in particolar modo il sindaco avvocato Fiorenza Pascazio, l'assessore Luisa Palmisano, assessore alla cultura, e l'assessore Giulio De Benedittis, l'assessore alle politiche giovanili, per l'infinita. Disponibilità e pazienza nei nostri confronti e per averci dato la possibilità di mettere in scena nella biblioteca della nostra città questo piccolo spettacolo. Invito l'assessore De Benedittis per un saluto finale. È inutile che mi e cosa dire? Paura, eh? Paura! Se vuoi ti faccio vedere vicino a Cassandra. Inizialmente devo aver cambiato, un manichino, vabbè, che dire, siamo noi a dover ringraziare voi, perché un sabato sera siete riusciti a riempire un luogo di cultura come una biblioteca, per cui grazie davvero, mi rivolgo a tutti quanti voi, perché siete stati in grado di farci passare un'oretta insieme, portare i bambini in questo luogo, quindi ogni luogo comunale che possa vivere di cultura, di eventi, di iniziative, sono sempre benvenute, quindi io ringrazio sinceramente anche la dottoressa Biraldi, che appena abbiamo proposto l'invito subito accettato, che per un dipendente pubblico lavorare il sabato sera non è cosa comune, per cui un ringraziamento particolare va a lei. Continuiamo. Non
soltanto durante la settimana, è sempre molto disponibile, accetta anche proposte extra lavorative. No, Giulio, come? Proposte extra, no, sempre lì, qualcuno c'era. E quindi niente, in questi anni stiamo cercando di creare un clima di comunità, lasciando perdere tutte le formalità, i formalismi, non siamo qui a fare discorsi lunghi e barbosi. Vi ringraziamo, continuiamo il percorso che stiamo facendo insieme, siamo sempre disponibili a tutte le vostre iniziative, così come tutte le iniziative che giungono dai ragazzi, per noi sono una mano da giro. Continuiamo e buon proseguimento di sera a tutti quanti voi, andate a dormire sperando di, come possiate, possiate fare dei sogni tranquilli. Per i bambini era tutta una finzione, ma non troppo, anzi la storia di Monopoli in realtà era di Pitetto, quella è la nostra storia.